Guarda tantissimo che non lo mangio, non lo metto salato. Cazzo, ho perso un coso. Se non fosse vabbè, sti cazzo. La vita sarebbe noiosissima. Le. Trova le spur. Quello alto. Oggi andrai a raggiungere. Non mi hanno detto che non devo uccidere nessuno, quindi io la faccio piazza pulita. Forse. Voilà. Au. Se trovo soldi io ciuccio tutto, eh. Oh, i soldi, soldi. Quell'altro che è più grosso. Questo qua secondo me c'ha i big money. Sì, beh, dai. Non buttiamo via. Oggi andrai a raggiungere i tuoi antenati. Oh. Non è vero. Non è vero, non è vero. Che deve dire di a lei? Mi ha fatto beccarmi. Voilà. Devo andare su. Where I have to go? Abiti curiosi. Funziona che mi stavo perdendo. Madonna. Tenermelo buono. Facciamo così che facciamo prima. La miseria. Ok. Vabbè, devo passare di qua. Sono sicuro di averlo già visto. Ma che non c'era scritto la missione secondaria per fare la cosa giusta di non uccidere nessuno perché sono acqua ciao. Quanto l'ho ucciso male. Perché ha così poca vita? Le. Sento fumo e punta. Un sabotaggio! Mettetemi in salvo! Fatti da parte! Cittadini! Soldati! Calmatevi tutti! Non cedete alla paura! Siamo noi i veri pastori di Costantinopoli! Siamo i signori di questa terra! Noi siamo bizantini! Coraggio! Siate forti! Non lasciate che qualcuno fia... Oh, diavolo! Quell'uomo! Abbattetelo! Ah, tieni paura adesso, Sta cercando di calmare la sua gente nel caos delle esplosioni. È l'opportunità perfetta per ucciderlo e recuperare l'ultimo.
l'ultima chiave di Masyaf. Non subire danni. Ah, ma era questo il coso dell'ultima chiave. Ma porcaccio a chi dico io. A chiave numero 5. Manuele Paleologo. L'ultimo dei paleologi. L'ultimo dei paleologi. Catturiamolo e non devo subire danni se non ho capito male. Riduci a distanza, figlio mio, c'è. Porca la... No! Baldracco! Perché mi fa ste cose, Dio santissimo? Ecco, sento danno. Ma io dico, è sempre riuscito a fare quei cacchio di salti lì, tipo questo? Porco Satana. Ma che cazzo è? Fermati a riflettere! Pensa alle vite che hai spezzato quest'oggi! Al disordine che hai seminato qui! Me ne frega niente! E ma come cacchio fatto da di là? Non ho la chiave! No! Ah, ok, ma cazzo ne so! No! Uomo di merda, cicciolone! Non mi sfuggirai! Madonna, se mi sfugge adesso, guarda! Tu ti approfitti di un popolo povero e perseguitato, usandoci per favorire la tua vana missione! Ma noi ci battiamo per la dignità, assassino! Per ridare la pace a questa terra martoriata! I Templari sono sempre svelti a parlare di pace, ma assai lenti a cedere il potere. Perché il potere genera la pace, idiota? Non può accadere il contrario. Questa gente affogherebbe senza una mano salda che la regga, che la tenga in riga. Eccolo qui. Il mostro che sono venuto a uccidere. Fatti avanti, ho giusto la ricompensa però... che ti meriti. Aia! No. Da te proprio non subirò danno alcuno. Bella sta kill. Avrei dovuto essere il successore di Costantino. Avevo così tanti progetti. Il tuo sogno muore con te, Emanuele. Il tuo impero è perduto. Ma non sono l'unico ad avere quella visione, assassino. Il sogno del nostro ordine universale. Ottomani, bizantini, non sono che etichette, costumi e apparenze. Dietro a questi ornamenti, tutti i Templari fanno parte della stessa famiglia. Bando alle ciance, sono qui per la chiave di Masyaf. Prendila, dunque. Prendila e cerca la tua fortuna. Vedi se riesci ad arrivare a 100 leghe da quella biblioteca prima che uno di noi ti finisca. Povero Manuele, l'ultimo dei paleologi. Non avrei dovuto metterlo a capo della spedizione di Masyaf. Era un uomo arrogante e impossibile da contenere. Mi deludi, Ahmed. Perché i Templari? Perché sono stanco di tutte queste inutili faide che contrappongono padre a figlio, fratello a fratello. Per ottenere la vera pace, l'umanità deve pensare e agire come un solo uomo, con un'unica mente. I segreti nel grande tempio ci daranno proprio questo. E Altair ci condurrà lì. Ti inganni. I segreti di Altair non sono per voi. Non mi interessa discutere, Ezio. Sono qui per le chiavi di Masyaf. Chiavi?
Ce ne sono altre oltre a questa? Così ho saputo. Forse dovrei chiederlo a qualcuno che ne sa di più. Sofia Sartore. È questo il suo nome? Lei non sa nulla, lasciala stare! Staremo a vedere. Ti ucciderò se la tocchi! So che ci proverai. I Templari erano guidati dal Blitzer, ma minacciano di uccidere Sofia senza non consegnare loro le chiavi. Lascia la Cappadocia e torna a Costantinopoli. Non perdere più della metà della sua tempesta. Bastardi, lasciate stare Sofia! Basta che non si sia pagato. Non lasciatelo scappare! Pezzo di fango! Ma la madonna quanto cazzo ci ha messo a morire! Ce la farò a fuggire! No! Via! Ma la madonna mia! Oh! Mamma mia il dribbling! Oh, ripeto, ma è colpa mia se voi avete fatto la... avete scelto di vivere in una città sottoterra, eh. Beh. Si vede una fava. A cosa mi serve l'occhio dell'aquilo? Madonna quanto è caduta male questo. Aia. Porca puttana che botta che prende. Di qua, di qua. Cazzo fa il DJ? Bene. Assassino! Grazie di Dio! Assassino! Devo andarmene da qui! Via! Per la grazia di Dio! No! Dannazione! Sono troppo giovane! Madre mia! All'assassino! Ti prego! Vedi questi qua? Ma cazzo fanno vedere all'assassino, all'assassino? Porca miseria, non si vede niente! Chi si ma? Niccolò Polo, il nostro incontro è stato breve, lo so, ma confido che questo codice risponderà alle molte domande che dovete ancora porre. Altair, questo dono è inestimabile. Grazie. Dunque, ora dove andrete? Tornerò a Costantinopoli per un poco. Vi stabilirò una gilda prima di far ritorno a Venezia. Vostro figlio Marco sarà ansioso di udire le strane storie di suo padre. È ancora troppo piccolo per tali storie, ma un giorno non lontano, sì. Padre, un'avanguardia di mongoli è riuscita a passare. Hanno invaso il villaggio. Niccolò, il carico e le provviste vi attendono alle porte del villaggio. Vi accompagneremo là. Grazie, mentore. Pronti con le catapulte, attendete il segnale. State vicini. Scorta e porta in salvo i Polo. Sono due. Devo andare di qua, venite, seguite il mio incredibile passo felpato.
Presto! Sono con te, fratello! Lo prendo! Andiamo! Sì, questa qua diciamo che sarebbe la parte dell'1. Ho fatto un altro gioco, è un fatto. Ma che cazzo? Va bene. Ci ha fatto quella parte muoviamoci. Qua. Venite Niccolò e Matteo che dopo dovete andare a Costantinopoli a portare i vari libri. Ma va bene. Saltano fuori i fantasmi dorati di Dio. Baldracchi! Mamma mia! Vai, 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 vai! Padre, siete ferito? Dammi un istante. Ah, la fine di un'epoca. Quando ero molto giovane, ero tanto folle da ritenere che il nostro credo avrebbe messo fine a tutti questi conflitti. Se solo avessi avuto l'umiltà di dire a me stesso, ho visto abbastanza per una vita sola. Ho fatto la mia parte. E tuttavia, non c'è gloria maggiore che combattere per trovare la verità. Siamo pronti. Un ultimo favore, Niccolò. Prendete queste e abbiatene cura. Nascondetele se serve. Manufatti? Più o meno. Sono chiavi. Ciascuna contenente un messaggio. Un messaggio per chi? Vorrei saperlo. Claudia, perdona la fretta che traspare dalla mia scrittura. Molte sono le novità e poche quelle buone. Sono a bordo di una nave diretta a Costantinopoli, sulle tracce di un uomo la cui perfidia mi era finora sfuggita. Il principe Ahmet, zio di Solimano, è l'uomo a capo dei Templari qui. È lui l'ideatore della spedizione di Masyaf e non si fermerà davanti a nulla pur di ottenere le chiavi che ora sono tutte nelle mani degli assassini. Che cosa mi trattiene dunque? Perché non porto le chiavi a Masyaf io stesso per farla finita con quelle canaglie? Perché sono stato avventato. Perché i Templari sanno di Sofia e la stanno cercando. Oh, Claudia, se dovesse accaderle qualcosa non potrei mai perdonarmelo. L'ho trascinata in una guerra di cui non sa nulla. E se dovessero farle del male, il peso della colpa sarebbe per me un fardello insopportabile. Cittadini dell'impero e viaggiatori di terre lontane, attenzione! Per ordine dei giannizzeri verranno applicate nuove restrizioni a chiunque entri o esca dalla città. Detesto quell'uomo con tutte le mie forze. Penso che mi ammazzerà. Inoltre si rende noto che una ricompensa di 10.000 acce verrà consegnata a chiunque fornisca informazioni che conducano all'arresto immediato dell'assassino, Ezio Auditore. Cosa non farei per averne un po' anche qui? Ma la gente del posto qui la roba non piace.